Saluto da Roma Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora, ben ritrovato. Allora, Taverna, siccome diceva la Sant'Anché, la Boldrini è stata eletta in uno scenario diverso e in quello scenario qualcuno aveva ipotizzato che la nomina della Boldrini e di Grasso potesse essere un modo per avvicinarsi a voi del 5 Stelle. Ciao Core, direbbero a Roma, perché se questa era presidente di garanzia delle minoranze mi sembra un po' inadeguata, l'ho detto anche settimana scorsa. Mi ha tolto la battuta. Sì, se dovremmo essere garantiti all'interno della Camera dei Deputati dalla Presidente Boldrini, purtroppo navighiamo in brutte acque. Il voto che diamo è un 4 perché si parla delle istituzioni, quindi come si direbbe sempre a Roma non ci va di sparare sulla Croce Rossa. Però il comportamento della Boldrini in questa settimana non ci ha assolutamente messo in tranquillità. Quella che si stava facendo era una legittima protesta che farebbe qualunque cittadino che si vede rubare dal portafoglio 7,5 miliardi, cioè, considerando che nessun cittadino li ha. Li avevamo tutti messi in Banca Italia e hanno pensato bene, visto che stavano lì in Banca Italia, che erano pubblici, di trasferirli alle banche private. Allora io mi domando, una protesta più civile di quella che ha fatto il Movimento 5 Stelle, che si è visto ghigliottinare quelle che erano le forme regolamentate dal regolamento della Camera dei Deputati, cioè di continuare un ostruzionismo, avevamo ancora 160 interventi da fare che avrebbero portato al decadimento del decreto, tranne salvare la parte che non faceva pagare l'IMU agli italiani, perché diciamola tutta, noi l'abbiamo proposto, votiamo l'IMU e non votiamo Banca Italia. La Boldrini ha scelto la ghigliottina. Allora, di fronte a una ghigliottina, di fronte al fatto che viene privata l'opposizione di esprimersi in maniera regolare all'interno di quello che erano i dettati costituzionali, abbiamo fatto una protesta a mani alzate, sereni. Allora, Taverna, dopo però, siccome daremo anche un giudizio a Grillo, Taverna, ma si può quindi ancora fare opposizione? Perché per la verità la Boldrini vi ha detto ma loro non sono capaci di usare gli strumenti dell'opposizione parlamentare. Si deve fare opposizione, forse quello di cui questo paese non ha più memoria è proprio un'opposizione e perché esiste un'opposizione. Noi la facciamo egregiamente, la facciamo all'interno di quelli che sono i regolamenti e ricordiamoci bene che non è vero che noi non dialoghiamo, noi dialoghiamo in continuazione, noi siamo in tutte le commissioni, siamo sempre presenti e facciamo un ottimo lavoro. Il problema è che i provvedimenti che noi presentiamo, che sono tutti di buon senso, a partire da non approvare il Banca Italia, dagli F-35, dalle slot machine, sì, da qualunque cosa avete continuato a prendere a questo popolo senza informarlo. Il discorso che si faceva prima è terribile. Non è vero che devono saperlo 160 parlamentari del Movimento 5 Stelle, questo è un nostro dovere, ma il nostro dovere è che lo sappiano i cittadini. Non continuiamo a autoreferenziarci all'interno di un palazzo. È bene che i cittadini sappiano esattamente che cosa sta facendo questo governo. E questo governo, la cosa più grave che ha fatto è tentare di levare la parola alle opposizioni. Quando si fa una tagliola, quando si toglie il diritto alle opposizioni di potersi esprimere ed eventualmente di evitare che vengano rubati ulteriormente dei soldi ai cittadini, lì si fa delle versioni. Allora, ovviamente, attenzione, non si fa protestando legittimamente. Lo chiedo anche a lei, perché dopo chiederò a Sant'Anché di votare Berlusconi, quindi ognuno di votare i propri leader. A lei che voto dà a Grillo e al suo movimento? Io a Beppe do 10, però accanto a quella foto dovevate mettere la foto di Grasso. Allora, non dovevate mettere la foto aspettate. Di Grillo. Mettiamo a confronto due istituzioni. Allora, Taverna, l'ho lasciata per ultima, ripeto quello che ho detto a Gozzi, quando il capo dello Stato polarizza così anche il giudizio, vuol dire che non è più terzo nel gioco istituzionale. Guardi, personalmente sono 2-0 con due motivazioni completamente opposte. Letta è un non pervenuto e Napolitano è un troppo pervenuto. Letta come presidente del Consiglio... Per piacere...
Sì, è troppo pervenuto Napolitano, perché un presidente della Repubblica dovrebbe essere una figura terza, super partes, un garante. Noi abbiamo avuto un presidente della Repubblica che invece di garantire le minoranze ha fatto delle riunioni segrete con le maggioranze per poter decidere quale dovesse essere la legge elettorale. Abbiamo un presidente della Repubblica che dovrebbe garantire la Costituzione e che il primo atto che fa è quello di spingere un comitato per la revisione del 138, che è la nostra forma di garanzia della Costituzione stessa. Un presidente che ha permesso che questo governo andasse avanti per 10 mesi con decreti di urgenza mai urgenti, mai omogenei, e li firma il presidente della Repubblica ogni volta che noi dobbiamo verificare. Mi perdoni signor dottor Paragone, ma se io parlo con lei ho un'altra voce e mi rimane difficile dare delle spiegazioni. Comunque, ma mi faccia aggiungere solo una cosa. Prima lei ha mandato delle immagini sempre riguardanti alle cose particolari che sono successe alla Camera. Io di tutte quelle immagini ho visto una sola forma di violenza, ed era lo sganassone alla deputata Lupo. Per il resto erano parole o azioni, ma l'unica forma di violenza a carico di un questore della Camera dei Deputati. Allora